Si sente? Sì, buonasera a tutte e tutti e cominciamo questo incontro così bello e importante. Io sono, anzi ringrazio di cuore Renzo Zagnoni di avermi coinvolto, per avermi coinvolto a coordinare l'incontro che vedrà un dialogo tra Renzo Zagnoni stesso e Franco Cardini, quindi è un'occasione davvero unica e speciale anche per me, che comincio subito però dissentendo in parte da un'affermazione del professor Cardini che troviamo nella conclusione del volume Dante e l'Appennino, perché io penso che i centenari come occasioni di ricordo, di ripensamento, di riflessione siano eventi molto importanti, e invece il professor Cardini scrive, non scrive che il centenario dantesco non è stato importante, scrive però cosa lascerà questo centenario dantesco, e dice giustamente sotto un certo profilo che non lascerà molto, perché ci siano delle vere novità occorre un investimento serio nella ricerca, cosa che forse non ci vede in questo momento proprio in prima linea come paese. Però secondo me, al di là di questa che è una riflessione fondamentale e importantissima, invece i centenari nei diversi momenti nei quali li festeggiamo ci permettono di recuperare grandi temi come quello oggetto di questo libro, perché Dante viaggiatore d'Appennino per noi, poi io sento molto questa dimensione identitaria, no? Per noi bolognesi, ma anche per noi che ci troviamo ad avere a che fare con gli Appennini come spartiacque, che nel caso di Dante diventano anche uno spartiacque esistenziale, per noi è un tema bellissimo che è stato trattato in questo frangente, in questa cadenza, cioè nel 2021, in maniera naturalmente diversa da quello che accadrà fra 100 anni o da quello che è accaduto 100 anni fa. E perché questo tema è stato trattato in maniera diversa? Perché ogni cadenza storica poi interroga il suo passato alla luce delle sue esigenze. Questa è una grande banalità, mi rendo conto, però io poi sostengo anche molto spesso che le cose banali sono poi le cose universali, cioè le possiamo chiamare banali, ma sono banali perché condivise dal numero più ampio di persone. Quindi dissento in parte, è vero, sicuramente c'è un tema politico molto forte, o meglio un tema di assenza della politica rispetto alla possibilità di far fruttare in un certo modo queste occasioni, ma il fatto stesso di essere qui, di avere riflettuto, di poter leggere queste pagine così belle, scritte così bene, così evocative, secondo me è un elemento che mi conforta nella mia idea che i centenari invece siano occasioni da non perdere. Inoltre la possibilità appunto di interagire con un'istituzione culturale come Noether. Qui abbiamo Renzo Zagnoni, io so che è l'imperatore della valle, no, l'imperatore, no, il grande feudatario, il cavaliere, come lo vogliamo chiamare, siamo nel Medioevo. Emino di Forretta sarebbe improprio. Ecco, però potremmo appunto in uno slancio interculturale anche utilizzare parole diverse. Insomma, penso che anche questa dimensione dell'interazione di istituzioni culturali così importanti, così presenti, così radicate nella realtà e così anche forti di un impegno che è in primo luogo civile, personale, di entusiasmo, insomma mi pare un altro elemento importantissimo. E poi ecco, lo ripeto, Renzo Zagnoni e Franco Cardini, insomma è una bella attenzione ed è un bellissimo dialogo. Io non voglio rubare troppo tempo e soprattutto nel merito del volume, dei saggi, delle riflessioni, poi entreranno i nostri relatori. E volevo però come dire, condividere due riflessioni rapide. La prima è che in effetti nel bel saggio introduttivo di Giacomo Ventura c'è il fatto che l'Appennino compare così spesso nella commedia e compare anche come metafora della fatica del salire, dell'elevazione, quindi è una fatica che è fisica, che è concreta per tutti coloro che praticano i sentieri dell'Appennino, per chi come me ha fatto anche alcune parti della grande escursione appenninica, sono andata a piedi fino al Corno, è una dei miei grandi vanti. Ecco, questo aspetto della fatica, dell'ascesa, che poi naturalmente diventa una fatica spirituale, esistenziale, una fatica in senso positivo, cioè il fatto di elevarsi continuamente rispetto alle proprie possibilità e alla propria essenza, alla propria spiritualità. Quindi questo Appennino che c'è in maniera così forte,
e che noi abbiamo così presente, che ci vede un Dante viandante, anche bellissima la rima, come poi modello di un'esistenza che comunque mira a elevarsi. E poi il secondo aspetto, che è inerente proprio ai saggi, che alternano approfondimenti sulla commedia e sull'opera di Dante, approfondimenti su figure importantissime di studiosi, di intellettuali, di dantisti come Emilio Pasquini, come Michele Barbi, e quindi anche questa idea di rendere così contemporanea la dimensione del viaggio, che è un viaggio culturale, che è un viaggio intellettuale, che è un viaggio concreto e fisico sugli Appennini, insomma penso che rappresenti uno degli aspetti più interessanti e più belli degli atti di queste due giornate di convegno, che adesso lascio a Renzo Zagnoni di illustrare. Grazie mille. Del resto i Roversi Monaco avevano, non so se ce l'hanno ancora, casa a Madonna dell'Acero, quindi un luogo molto adatto per salire fino in cima al corner le scale. Sono partita da Porretta. Ecco, partita da Porretta allora è ancora più complesso, perché dalla Madonna dell'Acero si riesce più facilmente, in due orette si arriva. Porretta ci vuole molto di più per arrivare in alto. Bene, grazie a tutti, grazie ai nostri squisiti ospiti che sono Franco Cardini, che ci onora e mi onora della sua amicizia, l'ha scritto in conclusioni, quindi stavolta non può più tornare indietro, c'è scritto proprio così: uno dei motivi per cui sono qua è la mia amicizia con Enzo Zagnoni, cosa della quale mi rallegro fortemente. E poi Francesca Roversi Monaco, fra l'altro non siamo nuovi a questo terzetto, perché tempo fa alla Rocchetta presentammo non mi ricordo più cosa, Samarcanda, un volume di Cardini, che sempre nelle sue conclusioni ricorda che è molto interessato al neogotico, all'orientalismo, e quindi Samarcanda alla Rocchetta sembrava che fosse proprio il luogo adatto per presentare un volume come quello. Vi dirò due parole velocissime su come è nato l'idea di questo convegno e di come è nata poi l'idea di pubblicarne gli atti. Il punto di partenza è stato qualche colloquio con un'amica pistoiese che si chiama Elena Vannucchi. Abbiamo trovato tre personaggi danteschi, che sono Vanni Fucci, il pistoiese, il ladro alla sacrestia degli belli arredi, Capuana di Panico, seconda moglie di Ugolino della Gherardesca, Alessandro di Mangona e di Prato, conte Alberti, che hanno avuto a che fare strettamente con l'Appennino. Allora ci è venuto in mente che ci sono personaggi danteschi che si riferiscono all'Appennino, quindi bisognava fare una riflessione prima di tutto su di loro. Perché Vanni Fucci? Vanni Fucci perché dopo il furto famoso alla sacrestia degli Evelariti, vi ricordate, sono Vanni Fucci bestia e Pistoia mi fu degna tana, che questo detto di fronte a un fiorentino gode decisamente molto di questa espressione di Vanni Fucci, che lo dice di se stesso in qualche modo, dei propri concittadini, a parte che poi Dante ce l'aveva con tutti, quindi non è una cosa nuova. Dopo quel periodo va a fare le stesse sue ruberie, omicidi eccetera a Lizzano Pistoiese, nel versante meridionale, in montagna, supportato da un personaggio altrettanto terribile che era un certo Fiumalbo, non abbiamo dubbi che venisse dal Modenese, chiamandosi Fiumalbo. Capuana di Panico è la figlia del conte Ranieri di Panico, che sposa in seconde nozze Ugolina della Gherardesca, e la cosa interessante è che lei è anche la nipote per parte di madre dell'arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini, che era stato oltretutto arcidiacono della cattedrale bolognese, quindi si erano conosciuti sicuramente da queste parti, anzi sicuramente il cardinale fu colui che combinò il matrimonio. L'ultimo, il conte Alessandro degli Alberti, è colui che nella Caina cozza violentemente, dice Dante che sembravano due becchi mentre si cozzavano con la testa, col fratello Napoleone degli Alberti, con cui si odiavano violentemente, uno guelfo, l'altro ghibellino, eccetera. Lì c'entra anche la moglie di un ezzelino da Romano, di cui sicuramente Cardini ci parlerà in seguito, con gli Alberti, perché è parente degli Alberti, appunto. E il conte Alessandro degli Alberti fu dal 1276 capitano delle montagne bolognesi a Castel di Casio, quindi una serie di elementi di rapporto fra personaggi danteschi con la montagna. E poi
quello che dice, giustamente ricordavi l'introduzione di Giacomo Ventura, che sicuramente Giacomo Ventura all'inizio, Franco Cardini alla fine, è quello che inquadra tutto ciò e cita una lunghissima serie di elementi, dalla cascata della Quartighetta alla pietra di Vismantova, citati nel... E perché Dante conosce bene? Perché lo attraversa. Lo aveva attraversato molto presto, pensate al sonetto della Garisenda del 1287, lui è nato nel 65, aveva 22 anni, e a Bologna c'è già presente nei memoriali all'archivio di Stato, qui vicinissimo, il sonetto della Garisenda, che Dante scrive quando è veramente molto giovane. E l'altro elemento è quello successivo al 1302-1303, quando Dante comincerà a viaggiare attraverso l'Appennino continuativamente, l'Appennino che lui conosce a causa dei conti guidi di Poppi, oppure di Moroello Malaspina per quanto riguarda la Nuligiana, oppure gli Alberti, quindi in stretta relazione con l'Appennino. Quante volte sarà passato attraverso il passo del Muraglione per andare in Romagna? Sicuramente ripetutamente, in certi anni addirittura più di una volta attraverso l'Appennino. E il passo sul Muraglione è quello in cui c'è l'abbazia di San Benedetto in Alpe, citata appunto nel luogo dantesco in cui si parla della cascata della Quacheta, che è lì a due passi. Ecco, tutti questi elementi, in più però c'è qualche altra cosa che ci aveva spinto a tutto ciò, e cioè la Sambuca Pistoiese, questo luogo vicinissimo a Porretta, nel quale nasce a Taviano, uno dei paesi più sperduti, più, spero che non ci siano tavianesi, ma più brutti della montagna fra Bologna e Pistoia, in cui nasce Michele Barbi, grandissimo studioso di Dante, uno dei più importanti, credo, del, ce lo potrebbe dire meglio Armando Antonelli, della commedia di Dante stesso. E sempre alla Sambuca c'è la leggenda della Selvaggia dei Vergiolesi, la donna che sia esistita o no non lo sappiamo, la nostra amica Traina ha provato a ragionarci sopra, relativa appunto a Cino da Pistoia. E fra l'altro l'altro elemento è che forse Cino da Pistoia Dante l'ha incontrato molto giovane proprio qui a Bologna, perché Cino faceva lo studente di giurisprudenza. Infatti quando mi capita di andare a leggere qualche pezzo di Dante in Toscana, dico subito agli amici toscani: e non vi crediate che poi voi siate il meglio del mondo, perché in realtà Dante, se voleva trovare il suo maestro, dove l'è andato a trovare? A Bologna. Guinizelli lo dice in modo esplicito. E Cino da Pistoia, se voleva studiare giurisprudenza, dove andava? A Bologna, mi sembra ovvio. Ecco, adesso forse Cardini me ne dirà quattro per quello che ho affermato. Bene, io vi volevo solo dire come è nato il libro, più o meno quali sono i contenuti. Un altro dei temi è ovviamente Pasquini, il grande studioso di cui ha parlato il qui presente Armando Antonelli, che ringrazio sentitamente perché insieme a me è l'unico degli autori presenti a questa presentazione. Ecco, di domande ne avrei moltissime da fare a Cardini, io però lascerei prima la parola a lui di dire quello che gli pare e poi dopo magari lo sollecito in qualche occasione. Bisogna pigiare il coso. Bene, buonasera. Ma io anzitutto sono molto grato, sono sempre molto grato a chi dice di non essere d'accordo con me, per una ragione molto semplice, che va nella mia direzione. Anch'io spesso non sono d'accordo con me. Quando ho scritto le cose e poi le rileggo, poi quando le rileggo a distanza di tempo, mi trovo sempre in forte dissenso con le cose che dico. Probabilmente questo dipende dal fatto che è un po' un destino comune di chiunque sia abituato un po' a ragionare, a fare i conti con quello che studia, con il mondo che lo circonda. È abbastanza facile, ma è anche abbastanza ozioso e tutto sommato inutile, oltre che ingeneroso, dir male o anche dir bene degli altri. Con noi abbiamo un rapporto difficile, conflittuale, che guai se non fosse conflittuale, e molto più guai se lo fosse fino in fondo. Quindi io sono d'accordo su quanto diceva Francesca sui centenari. È importante anche perché
fra l'altro, in una situazione che ormai dalla povertà intellettuale sta arrivando anche la povertà economica o socio-economica, sta facendo passi da gigante ogni giorno, ma la nostra situazione da un stadio di povertà intellettuale sta scivolando, per non dire rotolando, verso la miseria. E io credo che ce ne stiamo accorgendo, ce ne siamo già accorti. Basta vedere come sta andando la scuola, non solo come sta andando la scuola, ma anche la nostra impossibilità di porre degli argini alla destrutturazione intellettuale, sociale, dirò un aggettivo compromettente, disciplinare, della nostra scuola. Ormai non ne siamo più in grado di tenere a freno certi impulsi negativi, e questo è gravissimo, perché un po' di storia, bene o male, la sappiamo un po' tutti, e lo sappiamo cosa succede quando si intraprendono queste chine. Io non ci credo che la storia sia maestra di qualche cosa, ma insomma, a leggerla con attenzione, qualche modello ogni tanto, qualche antimodello si tira fuori, e la situazione attuale non dice niente di nuovo. Dio benedica il ministro San Giuliano. Dio benedica il ministro San Giuliano, perché, preso evidentemente di contropiede, lui è un buono, ha avuto una buona scuola anche storica, antropologica. Lui è stato allievo del nostro Istituto di Scienze Umane e Sociali di Firenze a Palazzo Strozzi, fondato da Aldo Schiavone, che poi è diventato una parte della Normale di Pisa. E io me lo ricordo come un buon allievo, un allievo serio, puntuale, eccetera. Evidentemente è stato preso di contropiede, è un buon giornalista, ma il ministro non l'aveva mai fatto. Da qualche parte bisogna pur cominciare. Gli è scappato detto tutta una serie di osservazioni su Dante Alighieri, rispetto alle quali sicuramente una volta tanto succederà il miracolo che è già successo a proposito di un libro che io ritengo un libro bellissimo, ma io non sono un dantista, della amica e collega Chiara Mercuri, dedicata all'esilio di Dante. E questo libro ha compiuto il miracolo di mettere d'accordo Pellegrini con Casadei, cosa che siamo a Bologna e quindi sapete quanto è difficile. Non so se è come Lambertazzi e Geremei, tanto più che Geremei e Casadei fanno anche rima. E questo elemento di disturbo, di discordia, che fa vedere come un pochino un'apertura sull'elemento magmatico che ci sta sotto. Senza dubbio San Giuliano ha detto una sciocchezza, fra virgolette, e se ne è accorto anche subito, ha cercato disperatamente di rimediare, e come sempre succede quando si cerca disperatamente di rimediare, magari ha aggravato anche la situazione. Sì, ma erano anni che i ministri della nostra cultura o delle nostre, ogni tanto varia il titolo del ministero, comunque gira intorno a quel concetto lì, erano anni che non si sentiva un ministro o una ministra della cultura parlare finalmente di un tema che potrebbe anche essere un tema culturale. Certo, si è dimenticato, e lui la storia l'ha studiata, si è dimenticato un elemento storico che è alla portata di tutti i ragazzi del liceo, non dirò dei docenti del liceo, che le sanno benissimo queste cose, degli studenti, cioè che in realtà non è a Dante che bisogna guardare se si deve esaminare un tema interessante come la costruzione intellettuale delle destre e delle sinistre, io le pronunzierei tutte e due al plurale, in un paese come l'Italia e in un'area come l'Europa. Ma se si deve guardare al ruolo di Dante in questo senso, beh, accidenti, c'è molto da fare. Quando vi volete fare quattro risate, tornate a Trento, guardatevi il monumento di Dante che è davanti alla stazione, Dante che guarda accigliato le Alpi, beh, vagamente tirolesi, austro-bavaresi che gli stanno davanti, e naturalmente che è posto lì
dalla Società degli Studenti Italiani di Trento del 1898 a guardia dei sacri confini naturali, o se si preferisce dire antropologici, oggi si parlerebbe forse di radicamento di identità, della patria. Una patria che in quel momento non era politicamente presente, perché Trento era parte dell'impero d'Austria e quindi della grande realtà austro-ungarica nata dopo il 1967. Chiunque guarda quel monumento e viene magari portato per mano a vedere quel monumento pensa immediatamente all'italianità, all'irredentismo, eccetera. Qualcuno gratta un po' sotto questa patina rassicurante e dice sì, beh, in fondo, dietro quelle parole di fuoco a favore dell'italianità e contro la barbarie germanica, ci sono dei cittadini dell'impero austriaco che pagano le tasse al governo austriaco, che sono soggetti alla disciplina austriaca e ai quali nessuno ha torto un capello, secondo livello dell'analisi. Terzo livello dell'analisi, basta guardare anche qualche cosa di scolpito in piccolo sul bronzo del monumento dantesco. Il monumento è eretto con il contributo delle comunità italiane dell'impero e con un generoso contributo del governo imperiale. Quale governo imperiale contribuisce alla creazione del monumento, all'erezione del monumento a Dante? E tutto questo forse la dice lunga sulla complessità della nostra storia. Ben venga finalmente qualcuno che ci invita a riflettere sul fatto che Dante non c'entra, Dante non è responsabile di tutto quello che è avvenuto in Italia, nel bene e nel male, a destra, a sinistra, eccetera. Ma certo è stato molto usato e badate, non sempre propriamente a sproposito, non sempre proprio in maniera becera e corriva. Si sono scritte delle cose fra 7 e 900 su Dante, l'italianità in Dante, l'europeicità dell'italiano Dante, eccetera, che fanno pensare, certo, se San Giuliano avesse avuto forse un tantino di presenza di spirito in più, ma è difficilissimo, lo dico per esperienza personale, avere presenza di spirito in situazioni del genere, quando devi dire qualcosa di più sensato o di meno insensato possibile e sei all'interno in una situazione tutt'altro che tranquilla, ma se avesse riflettuto un po', certamente gli sarebbero venuti alle labbra, e prima alle labbra dai precordi, come diceva Giuseppe Carducci, gli sarebbero venuti certi nomi illustri, quali per esempio il cuoco, che non è, a differenza di quello che pensano molti dei nostri giovani amici del liceo, non è uno chef, ma è un grande studioso. Oppure il vico, che ha avuto l'avventura di essere italiano, perché se fosse nato in Germania sarebbe probabilmente oggi ricordato da tutti quelli che ricordano Fichte, Hegel, von Haller, eccetera, perché è un pensatore di straordinaria qualità, lo stesso, perché no, lo stesso Foscolo, l'elaborazione dei sepolcri. All'interno del discorso magmatico a cui ha cercato di dar voce San Giuliano c'erano questi valori, c'erano queste istanze. Certo, aveva poi pochi secondi per parlare, doveva condensare tutto questo, lui stesso non l'aveva in quel momento emozionalmente chiare queste cose, ne è uscita un'espressione non felicissima, che è stata attaccata, derisa, eccetera. Ma finalmente un politico si è ricordato che nella grande politica, oserei dire da che mondo è mondo, quindi da Platone e da Aristotele per arrivare un pochino addietro nella nostra cultura occidentale, la cultura è una parte essenziale della politica, e senza cultura non si va da nessuna parte. Ma in un mondo in cui le radici della cultura sono state uccise già fino dall'infanzia di quelli che dovrebbero esserne i soggetti, perché quando si è cominciato a dire
che studiare le cose, impararle a memoria, era un puro e vuoto esercizio mnemotecnico, sputando fra l'altro allegramente su una scienza straordinaria che è la mnemotecnica, e a Bologna se ne sapeva qualche cosa un tempo e se ne sa qualcosa ancora oggi. Quando si è cominciato a fare questo discorso è finito. Io ho 82 anni, il che vuol dire che ho fatto le mie scuole, il mio ginnasio, il mio liceo, in me negli anni 50, e nonostante poi abbia studiato molte cose, molte altre, magari male, ma certamente molte, quando ricorro al tesoretto della mia, delle mie memorie, eccetera, quello che mi esce fuori insieme a un po' di Omero, un po' di Virgilio, a molto Dante senza dubbio, e mi escono fuori, ohimè, Leopardi, Foscolo, perfino, che Dio mi perdoni, D'Annunzio, Carducci senza dubbio, e sono, per me continua a essere un viasico. La memoria è costruita di queste cose. Apparentemente solo un bricolage, solo che è un bricolage che ha una sostanza e un metodo interno estremamente forti. Quindi, in fondo, questo potrebbe essere un valore aggiunto. Perché facciamo storia locale? E io dico con un certo rammarico, perché fanno storia locale, io ne ho sempre fatta poca, ma questo torna a mio demerito, a mio avviso. E poi la storia locale, sapete, la grande storia universale è fatta di infinite storie locali. Il mio venerato maestro Dario Cantimori usava a dire che non c'è la storia generale e la storia locale, non c'è la grande storia e la piccola storia, c'è la storia fatta bene, la storia fatta a contatto con le fonti, la storia fatta in una situazione di continuo stato di veglia rispetto a quello che si legge e si analizza. E la storia fatta male, la storia di terza o di quarta mano, la storia che un tempo benemerito era del taglio e incolla, perché tagliare e incollare è una cosa che abbiamo fatto un po' tutti, era inscindibile dallo studiare fino a pochi decenni or sono, e si sapeva che tagliando e incollando bisognava rileggere continuamente. Purtroppo quando il taglio e incolla diventa informatico, allora non si legge più, allora si premono dei bottoni, molto spesso si fanno per fortuna degli errori, allora si è costretti poi a ritornare sull'errore per andare a cercare dove si è sbagliato, ma altrimenti non si legge più. Quindi il nostro lavoro civile, perché è un lavoro civile? È un lavoro è una fatica di Sisifo. Bisogna rotolare il nostro masso fino alla vetta, e poi, arrivati alla vetta, c'è poco da fare, il masso segue le leggi della fisica e casca dall'altra parte, e noi bisogna andarlo a riprendere e ricominciare a capo. E tutto questo è la nostra condanna, ma è un po' anche la nostra gloria. Quindi c'è qualcosa di più della pacca sulla spalla che ogni tanto arrivava qualche grande accademico dalle capitali e dava agli storici, agli studiosi locali, dicendo: bravi, bravi, date avanti così, sistemate gli archivi parrocchiali, leggetevi queste carte, umiliatevi davanti a questi conti in libre, soldi, denari, eccetera, e pertiche di terreno e via discorrendo. Poi, quando avete fatto il vostro benemerito piccolo lavoro, passatecelo a noi sappiamo che cosa farne per costruire la grande storia. Non si fa così, non è così che succede. E infatti molti di quelli che dicevano queste cose credendoci, poi in realtà non hanno mai fatto granché. Quindi Dante viaggiatore dell'Appennino, ma è un argomento formidabile. Intanto perché prende due elementi forti, ben definiti e definibili, come polo di un discorso. Da una parte c'è un grande poeta, un grande intellettuale, un uomo politico importante, mi rifaccio ancora una volta al suo esilio, che da un certo punto di vista è quasi il momento, in fondo,
migliore di Dante, è un momento senza dubbio più sofferto, ma è anche il momento in cui escono fuori le cose migliori sul piano della sintesi, non solo di una capacità artistica, ma anche di una vita. È un momento più commovente, più affascinante, ed è un momento che dura a lungo e che poi finisce con la morte. Io vi consiglierei anche di non fare l'errore che qualche volta si fa con i concittadini: leggetevi l'ultimo libro di Pupi Avati, e magari guardate anche il film. C'è un lavoro estremamente interessante dietro a questo tentativo che fa Avati, che fra l'altro è un tentativo di fare sempre i conti fra il suo mondo macrostorico e il suo mondo microstorico. Per lui la macrostoria è la grande storia per eccellenza, e lì un po' scolasticamente lui pensa immediatamente al Medioevo. È magnifica tra i cavalieri che fecero impresa, nasce da questa mentalità e da questo atteggiamento. Poi c'è il mondo immediato, il mondo della sua infanzia, il mondo dei suoi ricordi, il mondo della sua Bologna, e molto spesso si incontrano e fanno cortocircuiti, e questo si vede anche in certi film, anche si vede anche in quello che forse per certi versi è quello che lui considera il suo capolavoro, il Magnificat. Io non sono incerto, perché forse preferisco un Avati diverso, ma comunque la microstoria e la macrostoria si incontrano e si danno la mano, ma si incontrano e si danno la mano semplicemente perché sono esattamente la stessa cosa. Ovviamente stessa cosa può essere declinata secondo registri diversi. Quindi da una parte c'è questa grande avventura di un Dante esule alla ricerca di qualcosa, è un Dante esule che cerca continuamente qualcosa che per lui è centrale, la sua lotta all'interno della sua coscienza tra valori e istanze diverse, la sua visione del mondo, la visione del mondo che poi a un certo punto riemerge in maniera quasi ridicola quando si tratta, ridicola per lui, intendiamoci, non ridicola obiettivamente semmai è drammatica, quando noi vediamo quest'uomo, di cui nemmeno lui forse, nonostante non fosse certamente fra le sue corde migliori, non c'era la modestia, senza dubbio, ma nonostante l'alta considerazione che Dante aveva di sé, che del resto ce l'hanno spiegato molto bene Freud, Jung e Lacan, un'alta considerazione in generale va di pari passo con una serie di frustrazioni continue e mortali. E quest'uomo che si sente al centro del mondo quando il conte Guido gli fa la battifolle, gli fa intravedere la possibilità di andare a omaggiare il Dominus Mundi che arriva in Italia, finalmente, tanto che lo auspicava, no? Cesare mio, perché non mi accompagni, vieni a vedere Monaldi e Filippeschi, eccetera. Ecco, a differenza di Alberto d'Asburgo, Arrigo VII ci stava venendo, e questo Dominus Noci era quasi un ragazzino che non aveva soldi, che ha messo in impegno perfino le insegne imperiali per farsi la sua Romfart, il suo viaggio trionfale a Roma, fatto in condizioni quasi di indigenza. Eppure Dante, quando si appresta ad andarlo a incontrare, incontro che poi non avviene, non ce lo portano, e pensa di essere sul punto di incontrare il Dominus Mundi e di ricollegarsi a tutto quello che lui ha scritto sulle monarchie, eccetera, eccetera. Ritengo, nonostante non mi metta gli occhiali, Francesca mi stia dicendo che allora io, che io faccia, no. E quindi no. Allora mi dovevo mettere gli occhiali. Penso una domanda? Sì. Bisogna fare l'atto di umiltà di mettersi gli occhiali. Bene, allora mi fermo un attimo e facciamo
facciamo la domanda di Enzo, che anzi è meglio perché ci può condurre al fatto che questo deve essere un dialogo. No, dicevo che uno dei libri che mi sono più piaciuti, non so se tu sei di questo parere, è quello di Sant'Agata, La vita di Dante, e in questo volume si parla in modo esplicito della differenza del rapporto di Dante fra Dante e la montagna, e soprattutto i signori della montagna, Corrado II per esempio, Malaspina, la borsa e la spada, cioè la liberalità e la forza guerresca da un lato, e il Dante invece in relazione alla città, un altro mondo, il mondo della mercatura, il mondo del produrre, del commerciare. Ecco, questo è il tema che ti proporrei, cioè il Dante nei confronti dei nobili e quindi soprattutto quando Dante poi dai nobili ci va, decisamente, dai Guidi, appunto dai Malaspina in Lunigiana e poi a Verona e poi finalmente a Ravenna, però il Dante che viene da un mondo completamente diverso, che i nobili di solito dalle città a un certo punto se ne vanno perché non li vogliono più in qualche modo, e però la città invece è un... prima l'avevano costretti a entrare. Prima l'avevano costretti a entrare, certo. E loro non ci volevano andare. Tutto questo a me ricorda una cosa, non è una marcorda, è un punto di partenza metodologico. E negli anni, primi anni 60, un altro dei miei maestri, forse il primo, esattamente quello mio più caro personalmente, che è Ernesto Sestan, che allora insegnava allievo di Volpe, di Salvemini, eccetera, che allora insegnava storia medievale a Firenze, fece un lungo giro in Giappone. Viaggio in Giappone, naturalmente tutti ci aspettavamo, non che si sarebbe entusiasmato all'epopea dei missionari gesuiti, Sestan era un laicista tutto d'un pezzo, ma per esempio ai samurai e quindi al sistema più o meno feudo-cavalleresco, che visto da lontano sembra così. Lui tornò stranamente, ci sorprese, perché non era esattamente un filo modernista, un filo neista, ci sorprese parlandoci dei negativi fotografici. Perché in Giappone in questo ha rivoluzionato il mondo. L'arte della fotografia e poi della cinematografia francese, giapponese, poi ripresa immediatamente dai francesi e più tardi molto bene dai russi, forse un po' meno bene dagli americani. Questo contrasto dei bianchi e dei neri, queste infinite sfumature di grigio, anche se poi l'espressione è stata usata in un'altra direzione molto diversa. E Sestan ne aveva tratto, da storico di razza, una meditazione a carattere storico, che ci dette immediatamente per farci capire la Toscana del tempo. Avrebbe potuto farlo con la Renania, con la Borgogna, con la Castiglia, ma noi eravamo in Toscana, studiavamo storia. L'anno fra l'altro facevamo un corso proprio sulla Firenze del 300, guarda caso, e ci disse: badate, bisognerebbe imparare a studiare la storia cercando di visualizzarla come una fotografia, tenendo presente la lastra o la pellicola negativa della fotografia e non solo la fotografia sviluppata, perché il mondo, per esempio, dell'undicesimo e dodicesimo secolo, rispetto al mondo successivo che anche noi medievisti eravamo abituati a prendere in considerazione, studiavamo il 300, quindi grosso modo l'età di Dante o qualche decennio più tardi, è un mondo che sembra quasi una realtà rovesciata, dove le aree chiare diventano scure e le aree scure diventano chiare, come quando si passa dal negativo al positivo fotografico. Noi siamo abituati a pensare, certamente anche per tradizione inveterata, tradizione italiana, siamo il paese delle mille città, dei 10.000 borghi, eccetera, siamo abituati a pensare per reticoli urbani, per realtà urbane, per nuclei urbani che magari poi si irradiano. Se si vuol capire la Toscana, lasciamo perdere l'Italia e l'Europa del tempo, focalizziamoci soltanto sulla Toscana, ma si potrebbe anche aggiungere l'Emilia o l'Italia centrale del tempo, scopriamo che in realtà
C'è veramente un problema di inversioni come quando si passa dal negativo al positivo fotografico, perché noi dobbiamo partire da là. Grande realtà antropica e antropizzata del bosco, della foresta, magari della palude o della brughiera. Vito Fumagalli ha scritto delle cose bellissime a questo riguardo, quando il tempo s'oscura, anche se poi è stato fuso con altri suoi lavori. Quello è un mondo in cui certamente le città c'erano. C'erano state le città greche al sud, etrusche al centro, in parte anche al sud o al nord, eccetera. I nuclei c'erano, poi c'era stata la civiltà romana, che senza dubbio è una civiltà urbana, però è urbana in una maniera che, se noi la vedessimo standoci dentro, è un'urbanità che spira ruralità da tutti i pori, dove la natura sotto forma di orto, di giardino, di strada, eccetera, entra naturalmente dappertutto, non si riesce a tenerla a bada, e dove d'altra parte la gente è abituata al fatto che le città sono delle strane verruche, delle escrescenze che crescono, magari qualche volta come le verruche vere, dando anche qualche preoccupazione, cosa diventeranno, ma sono sempre comunque delle eccezioni in un tessuto che è un tessuto rurale, un tessuto montano, un tessuto di paludi. E non dimentichiamoci in questo il nostro paesaggio è mutato in una maniera straordinaria. Io mi chiedo tutte le volte che vengo a Bologna quanti sono i bolognesi che hanno veramente realizzato che la Bologna di non troppi decenni fa, come la Milano di non troppi decenni fa, era una specie di Venezia, come lo era Ferrara del resto. E questa ruralità era profondissima, diffusa, al punto tale che il vivere cittadino era semplicemente il vivere in una curtis allargata, ed è questo che succede, è questo che succede nelle grandi realtà, per esempio episcopali del X-XI secolo. La campagna, la montagna e la palude che sono presentissimi e che da un certo punto in poi cominciano effettivamente a regredire, ma a regredire sempre secondo un gioco dialettico che, in maniera un pochino inadeguata, bisognerebbe parlarne bene a lungo. Abbiamo cercato di presentarlo un po', Zagnoni ed io, il fatto che i nobili prima entrano nelle città, prima disprezzano la città, e in Francia, in Germania, in Inghilterra, in gran parte della Spagna hanno continuato ad avere questo atteggiamento molto a lungo, però le città a un certo punto si impongono, li obbligano a prendere atto del fatto che stanno diventando loro dei centri di produzione e dei centri di dirigenza politica, e che quindi non solo è bene avere rapporti con la città, ma è bene entrare in città, diventare cittadini. E una volta che si diventa cittadini, automaticamente scatta un elemento che era già latente nella cultura diffusa del tempo, e non a caso l'umanesimo nasce anche un po' così. Ci si ritrova a contatto con l'antico mondo romano, che è un mondo presentato, e lo era larghissimamente, come un mondo cittadino. L'essere cittadino diventa un qualche cosa di diverso, la parola civis diventa qualcosa di diverso da come veniva pronunziata prima. C'è una pagina di Dino Compagni che colpisce al riguardo, quando Dino comincia a parlare di queste divisioni, che poi saranno divisioni drammatiche fra i bianchi e i neri, e da guelfo bianco capisce che alcuni suoi compagni di partito stanno un po' troppo prendendo la strada pontificia o francese,
e adeguano la loro politica a questo nuovo metro, e c'è una pagina drammaticissima dopo, dove un demagogo guelfo nero, dopo aver fatto un discorso infiammato ai suoi partigiani, si volge verso l'amico che invece è un guelfo bianco, quindi è un moderato, è una persona più equilibrata, almeno apparentemente, e gli dice: certamente tu penserai di me che io sono un cattivo cittadino, perché sto in questo momento facendo qualcosa che potrebbe preludere a una divisione anche drammatica della città, potrebbe produrre una guerra civile. Quindi certamente tu stai pensando che sono diventato un cattivo cittadino. Il valore dello stare insieme, e stando insieme si rilegge in modo molto diverso tutta l'elaborazione sul bonum comune, che parte da Aristotele, poi attraversa Sant'Agostino, poi quando arriva a San Tommaso si incontra con la città che sta crescendo, e con la città che sta crescendo, in forza di questi elementi strutturali importanti, questi gangli strutturali importanti al suo interno, specialmente in certe città, che sono le università, non a caso proprio Parigi e Bologna. E badate, le università non sono i nostri centri di studio, sono universitates, sono corporazioni di produttori, corporazioni di gente che produce studio, sono universitates studiorum, così come esistono le universitates mercatorum, e sono sentite come un fatto profondamente urbano. E a questo punto la città è evidente che fa agio per forza di cose sulla campagna, è evidente che c'è un elemento di diffusione delle forme culturali che fra XI e XII secolo sono quelle dell'alta vita feudo-cavalleresca rurale o montana che entra nelle città, e fa questo fascino dei signori della montagna, che sono essenzialmente i signori della montagna, perché sono i guidi degli alberti, e i guidi degli alberti erano i padroni anche fisici di gran parte delle case e delle botteghe del sesto in cui stava Dante. E quando Dante fa parlare Cacciaguida, Cacciaguida ci dà una visione di Firenze che in fondo è tale in quanto è incentrata sul sesto orientale, perché se non fosse incentrata sul sesto di San Pietro o di San Piero, quella orientale, fosse invece incentrata sul sesto di Santo Spirito, che è la parte occidentale e dall'altra parte dell'Arno, dove si lavora anche la lana a contatto con l'acqua in una maniera diversa, perché le logge sono fatte in modo le gore, come si dice a Firenze, sono fatte in modo diverso perché l'Arno è quella, ha caratteristiche diverse, eccetera, tutto sarebbe forse molto diverso. Dante parla della figlia di Bellicio Umberti che va, sposa un conte Guidi, e questo è il suo, è praticamente il suo mondo, è il suo mondo profondamente ancestrale, così come quando Dante parla, ricorda Zelino dal Romano, e Dante conosce bene quello che poi più tardi Albertino Mussato metterà in versi nelle Cerinis, e Zelino che è figlio della contessa dell'Aita che leggeva le stelle e che nelle stelle conosceva il destino della famiglia, che operava per migliorare il destino della famiglia al contatto con gli spiriti che governano le stelle, e gli spiriti che governano le stelle sono spiriti demoniaci, e Zelino è figlio della contessa dell'Aita e del demonio. Ritengo che non fosse esattamente così, ma certamente questo era la leggenda comune. Questa veramente questa montagna, e direi proprio non l'ambiente rurale, ma l'ambiente montano che fa continuamente agio sull'immaginario, anche l'immaginario di Dante,
quando Dante deve spiegare la cattiveria dei fiorentini, cioè spiegare l'inspiegabile, qualche cosa di così abietto che sfiora il sublime e quindi non sa come fare, ricorre al fatto che sono figli della montagna e di una montagna particolare, che è questo vecchio montagna, questo vecchio vulcano spento che è Monte Morello, sulle cui pendici c'è Fiesole, quell'ingrato popolo maligno che discese da Fiesole ab antiquo e tiene ancora del monte e del macigno, quell'ingrato popolo maligno, duro come la pietra. Mi ricordo di cosa diceva la mia nonna di certe persone, ecco, c'ha il cuore di pietra, che è peggio che avere il cuore di tigre, quello di tigre di carne, batte, sente dolore, sente affetto, perlomeno per i cuccioli, la pietra no, la pietra è crudelmente immobile, esattamente come la natura nel dialogo leopardiano, mentre la natura parla con l'esploratore, a un certo punto l'esploratore muore, alla natura non gli frega niente, non gli fa nessun, è sembrato quasi che nascesse una specie di flirt fra questa enorme signora e questo piccolo viandante, dopodiché il piccolo viandante viene ucciso e alla grande signora proprio non gliene potrebbe fregare di meno. La disumanità intesa come assenza di elementi umani, anche questo elemento della montagna, la montagna è importante, il contatto con forze che tu capisci di non poter dominare e con le quali puoi entrare in un confronto solo a patto di sottolineare la loro alterità. Lo so che non ho risposto, ma mi importa, così mi riesce. Adesso faccio una domanda anche io, meno dantesca, forse, perché appunto in queste famose conclusioni rispetto all'inizio delle quali ho dissentito, o dissenso, perdonerete l'errore eventuale, e tu scrivi anche, visto che adesso abbiamo parlato dei cuori di pietra, di come ricordo della tua nonna, dichiari di essere diventato professore universitario per caso. E quindi appunto attraverso Dante possiamo anche approfondire questa. Sì, c'è gente, si può chiamare anche invece Cardini, si può anche chiamare Roversi Monaco e diventare lo stesso professore universitario per caso, perché quando si pensa al nostro avvenire in generale, sì, da ragazzi si pensa a cose stranissime, si vorrebbe fare i pirati o gli esploratori spaziali naturalmente, ma non cose banali, e quando si comincia a banalizzarsi ci si ferma al medico, una visione del medico un po' alla Cronin, se si vuole, il medico come l'eroe che salva la vita umana. E io credo un po', non lo so, come molti altri, di essere diventato professore universitario per caso, perché però qui c'è subentra un elemento, come dire, cronologico, se preferite, generazionale. Io appartengo a una generazione, non so se forse anche Francesca, ma non andrei molto oltre, a una generazione in cui, ma in fondo, si studiava un po' perché la famiglia ti ci obbligava, un po' perché sembrava brutto non farlo, un po' perché si pensava all'avvenire, un po' perché altrimenti tutti si rompevano le scatole, e studiando, insomma, succede come per tutte le cose, alla fine un po' ci si appassiona, un po' ci si adatta, un po' ci si piega anche, e io lo dico senza sfumature negative, ma ci si piega davanti a questa disciplina e si scopre il far di necessità virtù, veramente questo è il punto, si scopre che dietro a fare i compiti, a studiarsi le poesie a memoria, perché bisogna farlo, perché se no le conseguenze sono noiosissime, eppure c'è qualche cosa interessante, eppure c'è qualcosa di
buono, qualcosa di bello, qualcosa che ti aiuta a vivere, e poi di curiosità in curiosità, la curiosità può diventare anche passione o coscienza professionale. No, dicevo di essere diventato professore universitario per caso, perché io sono figlio di operai, che non è un merito né un demerito, è una condizione di fatto. In casa mia non si era studiato, c'erano dei libri, questo sì. Oggi come oggi non credo che nelle belle case degli industriali pratesi ci fossero tanti libri come c'erano nella casa dell'operaio Cardini, di mio padre, che aveva le collezioni, per esempio, Hemingway, le collezioni di Mondadori, i libri della Medusa, quelli contornati, o la copertina bianca contornati di verde, mi ricordo ancora, perché io ho cominciato a leggere quelle cose lì. Mio padre piaceva la letteratura americana, era un figlio del cinema in bianco e nero, dell'anteguerra, e quindi ho cominciato a leggere, per esempio, Uomini e topi, oppure Furore, Steinbeck. Poi sono andato avanti, e poi a un certo punto hanno scoperto che tutto sommato forse ero bravino, e allora tanto valeva non mandarmi all'avviamento al lavoro e invece farmi fare il classico. In casa mia non mi ha fatto il classico nessuno. È una normale vicenda che con infinite variabili qualche volta non si finisce professore universitario, per fortuna, ma poteva succedere così, ecco. Poi naturalmente c'è la passione, ma quella è l'imponderabile che a un certo punto ti arriva addosso, il daimon. Era anche appunto una notazione per sottolineare come riflettere sul viaggio di Dante poi ci porti a riflettere forse sui viaggi che facciamo noi. Io, approfittando... Ecco, io vorrei soltanto, perché delle volte capita nelle presentazioni di libri che non si ricordano tutti gli autori, e invece mi sembra giusto fare anche un banalissimo elenco. Uno scoglio a tutto questo, ovviamente, ma io parlando di questo parlo dei ragazzi degli anni 50, ragazzi del tempo delle feste in casa, e i miei coetanei probabilmente si ricorderanno, forse con orrore o con tenerezza. Avere cultura e essere bravi esponeva essere presi in giro dai colleghi, ma era uno strumento formidabile per rimorchiare, e quindi evidentemente c'era anche quell'elemento, e io mi ricordo che quell'elemento in certi momenti della mia vita ha agito in modo molto positivo. Solo questo. Dicevo che facciamo una cosa banalissima, ci leggiamo i nomi degli autori e i titoli dei saggi, così fra l'altro vi stimolo anche ad acquistare il volume che si trova nel banco fuori dalla sala dello Stabat Mater. Giacomo Ventura, che è stato ricordato dallo stesso Cardini, luoghi e personaggi danteschi della penina tosca emiliano e romagnolo. Giuseppe Indizio, Michele Barbi, il grande studioso di Dante, oggi un'eredità di studi danteschi da rivalutare. Armando Antonelli, un ricordo di Emilio Pasquini, non avrebbe potuto essere altro, credo, che questo dal suo punto di vista. Elena Vannucchi, appunto, la carriera infame di Vanni Fuggi, da ladro sacrilego in città a bandito di strada e in montagna. Il mio, Renzo Zagnoni, Dante e i signori della montagna fra Bologna e la Toscana, Alberti, Ubaldini e da Panico. Maria Rita Traina, la selvaggia del Veggiolesi della Sambuca, Cino da Pistoia, selvaggia e la Sambuca, traversi e documenti. E poi un tema molto interessante, che è quello del come Dante nell'Ottocento viene rivisto dalla cosiddetta
tradizione muricciolaia, e cioè dai cantastorie, quante versioni di Pia dei Tolomei ci sono state in piccoli libri stampati dall'editore Salani, eccetera, Dorando Baldi, Giampaolo Borghi, Dante e la letteratura muricciolaia tra 8 e 900, gli esempi appunto di Pia dei Tolomei e Francesca da Rimini. Armando Antonelli, l'ultimo saggio, Orizzonti d'attesa dell'Homo Popularis, Dante e il lettore implicito dell'Inferno, La vertigine della lista. Infine, Franco Cardini, considerazioni conclusive. Ecco, a questo proposito, quindi anche perché abbiamo qui Armando Antonelli e anche perché, riallacciandomi a quanto ha detto adesso Franco Cardini rispetto anche alle sue letture stimolate dalla Biblioteca Paterna, nel saggio, ci sono due saggi di Armando Antonelli nel volume, e in quello relativo appunto il ricordo di Emilio Pasquini, c'è il riferimento alla sua lista di libri e al Salgari, del quale io sono una grandissima appassionata. Quindi, seguendo questo filo conduttore, in realtà sia questo spunto e sia la bellezza della tua idea di vedere il rapporto tra le scritture cosiddette pragmatiche e invece la dimensione letteraria. Naturalmente io ero venuto qua per ascoltare i vostri commenti a questi e agli altri saggi. Comunque, siccome sono stato invitato, io posso dire due cose volentieri. Naturalmente ci sono due saggi, la cosa è, non è normale solitamente in atti di convegno, ma uno era un ricordo affettuoso di uno studioso di grandissimo valore che tutti noi conosciamo, che è Emilio Pasquini, e credo il più grande dantista dei rapporti tra Dante e Bologna, almeno nel periodo post-idealista, nel corso degli anni 70 e 80 del Novecento, fino a traghettarci appunto nei primi anni del nuovo secolo. E naturalmente non discuto in questo articolo la figura di dantista di Emilio Pasquini, ma ricavo un breve ritratto della sua giovinezza, di quella parte della sua esistenza meno nota al pubblico, attraverso uno snocciolare di alcune fonti molto antiche, oppure giovanili, se pensiamo ad Emilio Pasquini, perché senza dubbio ho avuto il privilegio di essere amico di Emilio Pasquini e di riordinare il suo archivio, che oggi si trova a Casa Carducci, insieme agli archivi del suo maestro Spongano e gli archivi di quella che è stata la istituzione a cui più ha legato una parte accademica ma anche extra accademica della propria esistenza, cioè la Commissione dei Testi di Lingua. Tutti questi tre archivi poi si trovano affiancati agli archivi del fondatore della Commissione, Francesco Zambrini, e a quelli di Carducci, quindi fanno un nucleo straordinariamente importante della storia della filologia italiana e della storia della cultura in generale dell'Italia e dell'università a partire dall'Unità d'Italia, perché la Commissione accompagna l'Unità d'Italia fino ad arrivare ai nostri giorni. In questo percorso Emilio Pasquini ha avuto un rapporto molto stretto con la produzione documentaria, ha iniziato a raccogliere le sue carte dalle scuole elementari e nel corso del tempo ha continuato a raccogliere le sue carte e a riordinarle e a utilizzarle e a riviverle, cosicché accanto ai racconti orali che ho avuto il privilegio di avere con lui nelle nostre conversazioni prima che appunto morisse, due anni insomma passati molto, molto stretti tra di noi, questa documentazione si arricchiva dei racconti, della memoria, del ricordo, naturalmente non della verità ma del ricordo di chi quelle carte aveva raccolto. Allora in questo saggio ho voluto in particolar modo partire da un elenco della prima biblioteca, della biblioteca giovanile, della sua libreria, quando ancora Pasquini non sapeva che sarebbe diventato un critico della letteratura, un filologo, ma anzi pensava di sé che sarebbe diventato un uomo di lettere, uno studente
un poeta. Nessuno sa che il primo libro pubblicato di Pasquini è una raccolta di poesie, Iside, stampato da un amico di famiglia che vendeva frutta massalombarda. Ecco, questa è stata la prima esperienza a stampa di Pasquini. Beh, questa raccolta è straordinaria perché durante gli anni della guerra naturalmente furono sfollati e in questi passaggi anche bruschi da Bologna a Viserba, alla nuova sede, perché suo papà insegnava all'Università di Bologna, molte cose andarono perdute. Una delle cose che più si rammaricava ancora, pochi mesi prima di morire, era la perdita di questa biblioteca, di cui però questo catalogo almeno è una vestigia. Ed era questa biblioteca ricchissima di romanzi giovanili, di quelli che hanno fatto, che hanno creato la fantasia di quella generazione. In particolar modo questa raccolta di Salgari, no? Che lui si ricordava ancora a malincuore di aver dovuto regalare, con quelle copertine magnifiche e quei disegni che gli ricordavano ancora i suoi viaggi con la fantasia. Ecco, questo è stato un tentativo che poi prosegue, usciranno altri saggi in cui appunto questa fase giovanile si collega con un nodo fondamentale. Fino a un certo punto Pasquini ha creduto di poter essere un poeta, poi ha conosciuto un docente al liceo che gli ha detto: no, guarda, tu non puoi essere un poeta. E questo non è stato un fatto drammatico o traumatico, ha dato consapevolezza a Pasquini, che nel corso di anni, non immediatamente, ha cambiato il suo sguardo rispetto alla letteratura, continuando a leggere una marea di libri. È una cosa incredibile il profluvio di romanzi, di scritture che si poteva avere in quegli anni. E quindi ha deciso di non occuparsi più in prima persona di essere uno scrittore, ma di occuparsi di scrittori. Ok. No, sì, ma mi potete interrompere quando volete. No, comunque. No. E quindi Scalia, personaggio rilevantissimo della cultura bolognese, lo indirizzò verso il diventare uno studioso. E a quel momento cominciò un altro periodo estremamente affannato di letture e di perfezionamento dei propri strumenti. Ma ecco, Pasquini è molto diverso da come l'abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Era molto diverso, una persona estremamente inquieta, curiosa, non decisa, interessato soprattutto alla vita e alla conoscenza. Ecco, nel futuro vorrei in qualche maniera far emergere ancora di più questo lato di un amico per me. Non è mai stato un mio docente, ci separavano molti anni, e però siamo stati molto vicini, e questo mi ha reso possibile in qualche maniera avere il privilegio per la prima volta di lavorare a un archivio ancora con l'autore di quell'archivio. Lo chiamo autore perché c'è anche un'intervista, una delle l'ultima intervista, e l'ho fatta io nel suo studio, e la potete leggere sul mio account in accademia.edu. È molto bella perché ci racconta dell'idea di umanità di Pasquini, anche dell'idea che aveva del rapporto strettissimo fra didattica e ricerca, del legame, del nesso indissolubile fra libro, archivio e produzione. Ecco, è un mondo che non esiste più e che quindi in qualche maniera spero di poter trasmettere nel corso delle mie prossime ricerche a chi ha conosciuto Pasquini, ma a chi studierà quel mondo, perché la tecnologia, come la tecnologia della memoria, quella prima ricordata da Cardini, cambia profondamente il rapporto con gli strumenti, ma anche il rapporto con il proprio cervello, quindi anche col modo con cui noi ricordiamo e utilizziamo i nostri ricordi. Ecco, invece l'ultimo saggio si ricollega un po' a questa
visione complessiva dell'umanista, della non scissione brutale a cui ci siamo costretti in questo mondo accademico che sminuzza ogni conoscenza, e quindi si propone di avvicinarsi a un rapporto ipotizzato a corollario tra le fonti che poteva aver avuto sotto mano Dante e il modo in cui lui rappresentò graficamente il suo testo poetico. Perché dovete sapere che il modo con cui noi tradizionalmente immaginiamo la poesia, un verso per riga, nella poesia italiana è un fatto recente e si deve alla fine del 300 proprio all'affermazione della Commedia di Dante. Fu un fatto rivoluzionario, interrompetemi quando volete, fu un fatto rivoluzionario quello di passare da una struttura del sonetto, testo originale della poesia italiana, organizzato due versi per riga nella fronte e tre versi per riga nella sirima, a quella invece di avere un testo come quello della Commedia, organizzato un verso per riga. Fu un fatto rivoluzionario che si impose e che ancora noi oggi abbiamo, perché tutti i poeti nel corso del 300 impararono a leggere, a scrivere poesia sul testo di Dante. Quindi un cambiamento grafico divenne un cambiamento culturale. Chi si oppose a questo sistema fu un grande antagonista di Dante, Petrarca, che invece organizzò il proprio canzoniere partendo ancora dalla vecchia struttura del sonetto su più righe. E certo il canzoniere fu un'idea straordinaria, il primo romanzo d'amore organizzato e articolato in moltissimi testi, e fu un successo straordinario che ebbe un peso rilevantissimo nella cultura poetica poi del 400 e del 500 anche francese, ma che fin dall'inizio non riuscì ad affermare quel vecchio sistema di organizzazione del testo poetico, perché c'era stato Dante. Ecco, in questi due saggi io mi propongo di indagare questi due elementi: il giovane Pasquini e il suo percorso lento e conflittuale verso diventare un dantista e un critico della letteratura, e un Dante che non va mai scollegato dal mondo in cui vive, un Dante che non può essere letto solo per il testo, ma un Dante che va letto nella sua storia anche effettuale della scrittura. Ecco. Bene. Prima che la professoressa Roversi Monaco concluda il nostro bellissimo pomeriggio, io finisco sempre così, voi mi scuserete, ma è un dato di fatto. Queste cose noi le organizziamo in quanto abbiamo questa piccola associazione che si chiama Gruppo di Studi Alta Valle del Reno, che è piccola, però i suoi 670 soci ce li ha, e quindi noi quando ci sono occasioni come questa proponiamo sempre a tutti di iscriversi all'associazione, che è una APS, cioè un'associazione di promozione sociale, il volontariato nell'ambito della cultura. Se qualcuno lo volesse fare basta dare 30 euro e il proprio indirizzo, non c'è bisogno di nient'altro. Scusate, ma lo dico sempre, quindi continuo a farlo, perché in questo modo abbiamo un forte rinnovamento nei soci. Bene, allora, tanto grazie anche per questo suggerimento, che adesso colgo subito anch'io. E direi che a questo punto possiamo concludere. Insomma, abbiamo avuto tutta una serie di riflessioni secondo me molto importanti, quindi i centenari alla fin fine servono, magari non servono così tanto come vorremmo, ma comunque di nuovo servono ad avere un confronto, servono a recuperare anche esperienze personali che però poi, come dire, giocano anche questo doppio binario della storia locale e invece della grande storia, della grande storia, della piccola storia, che alla fine sono poi la storia fatta di tante storie locali. E quindi insomma io mi permetto di ringraziare a nome di tutte e tutti Franco Cardini, Renzo Zagnoni, Armando Antonelli, l'Archiginnasio che ha ospitato l'evento e che è sempre un luogo meraviglioso
di questa Bologna così importante anche per Dante. Grazie a tutti.